Namaste e benvenuti a questa pratica. Oggi cercheremo di aprire il nostro petto e il nostro cuore. Iniziamo dalla posizione di Tadasana, braccia leggermente aperte. Ci concentriamo sulla nostra respirazione. Sentiamo salire e scendere il respiro. Inspiro, apro verso l'alto, espiro, torno in avanti, in Hasta Uttanasana, apro e scendo giù, inspiro, apro, espiro, scendo in Namaste. Rilascio le braccia e adesso mi porto sulla punta del tappetino. Con le mani in Namaste, inspirando, apro verso l'alto, espiro, scendo verso i piedi, inspiro, piede destro indietro, sguardo leggermente in alto, espiro, Adho Mukha Svanasana, piccola apnea, scendo giù, ginocchia, petto, in, apro, adesso ripunto i piedi, espiro, salgo. In piede destro avanti, sguardo leggermente in alto, espiro, sguardo verso il basso, in, apro, Hasta Uttanasana, espiro, Namaste, inspiro, apro, espiro, scendo, inspiro, piede destro indietro, sguardo leggermente in alto, espiro, Adho Mukha Svanasana, piccolissima apnea, scendo giù, ginocchia, petto. Inspiro, apro. Adesso ripunto i piedi. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, destra va avanti. Espiro, sinistra. Ed inspiro, apro. Espiro, Namaste. Inspiro, apro verso l'alto. Espiro, scendo verso i piedi. Inspiro, destra indietro. Ora solleviamo leggermente di più il petto. Riportiamo le mani avanti. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Riporto le mani a terra. E Adho Mukha Svanasana. Piccola apnea, ginocchia, petto. Inspiro, apro. Adesso rimango qualche istante di più. Alla prossima ispirazione, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, piede destro avanti e di nuovo in, apro braccia indietro, espiro avanti, in, apro braccia indietro, espiro avanti, mani a terra, congiungo i piedi, inspiro, apro verso l'alto ed espiro, Namaste. Inspiro, apro bene. Espiro, scendo. Inspiro, piede destro indietro. Apriamo ancora meglio verso l'alto. E rimaniamo respirando. Adesso mani a terra. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Rimango qui un respiro intero. Poi scendo in apnea. Inspirando, apro. E rimango un respiro completo. Ripunto i piedi indietro, espiro, Adho Mukha Svanasana, in, piede destro avanti, apro, inspiro e rimango, continuo a respirare, adesso mani a terra, espiro, congiungo i piedi, inspiro, Hasta Uttanasana ed espiro, Namaste. Rimaniamo qui qualche istante, riprendiamo fiato. Sentiamo il nostro cuore che si è rivitalizzato e adesso ci riportiamo al centro. Apriamo i nostri piedi, portiamo le mani avanti, intrecciamo tutte le dita tranne pollice e indici, inspiro, porto su, ruoto destra, piede destro aperto, piede sinistro leggermente chiuso, in, inspiro. Espiro, piego gamba destra, sguardo può andare verso l'alto o rimanere in avanti. Non forzate il collo se avete problemi, quindi piuttosto guardo avanti. Inspiro, distendo, espiro, rilascio.
mani in avanti, inspiro, apro il torace, espiro, scendo in avanti, lascio andare la testa e continuo a respirare. Inspiro, risalgo. Adesso intreccio dita delle mani, inspiro, apro il torace ed espiro. Rilascio. E adesso andiamo avanti, intreccio. Inspiro, apro. Chiudo, apro a sinistra. Inspiro, sollevo, espiro, piego gamba sinistra. Di nuovo regolo lo sguardo. Inspiro, distendo la gamba sinistra. Mani sulla coscia sinistra, in, apro. E scendo giù, rilascio la testa. Inspiro, torno su, portiamo adesso le mani indietro, inspiro, apro bene il torace, rimango un respiro e rilascio e torniamo in avanti. Adesso inspiro, apro bene il mio torace, mi soffermo qualche istante a respirare, apriamo le punte dei piedi, pieghiamo le ginocchia, mani. In appoggio, espiro, spalla destra in avanti, sguardo a sinistra, intorno al centro, espiro, vado dall'altra parte. Di nuovo, intorno, mani in namaste, adesso rimaniamo, cercando di portare il bacino leggermente in avanti. Apriamo bene le nostre braccia, se riusciamo teniamoci in mudra e chi riesce può salire sulle mezze punte. Sorridete sempre, abbasso i talloni, sollevo le gambe, braccia a T, inspiro ed espirando scendo giù, inspiro, apro ed espiro, lascio andare la testa. Se non tocco terra non mi interessa, rilasso tutta la parte superiore. Inspiro, sguardo avanti, espiro, mani ai fianchi, in, apro bene il torace ed espiro, rilascio. Adesso chiudiamo piano piano i nostri piedi, le nostre gambe, portiamo le mani avanti. Inspirando iniziamo ad aprire bene il petto, espirando ritorno avanti. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Inspiro, apro due volte adesso ed espiro, chiudo. Apro, apro, espiro. Apro, apro, espiro. Apro, apro, espiro, chiudo. Intreccio dita delle mani, palme all'esterno, abbasso la testa, apro le scapole e continuo a respirare. Inspiro, porto sulle braccia, espiro, rilascio. Adesso ci mettiamo in appoggio sulle ginocchia. Iniziamo con il piede destro avanti. E allunghiamo la gamba dietro. Mani in namaste. Rimaniamo qui un istante, inspirando, apriamo bene il torace. Continuo a rimanere in posizione respirando, regolo la posizione delle gambe, porto in avanti, mani a terra. Passiamo da Adho Mukha Svanasana. Allunghiamo bene la schiena, adesso sinistra avanti, destra dietro. Facciamo la stessa cosa, mani in namaste, inspiro,
Inspiro, apro bene e rimango. Porto in avanti, mani a terra, Adho Mukha Svanasana. Scendo sulle ginocchia, mani di nuovo in Namaste. Inspirando, apro bene indietro senza forzare la schiena. Espiro, torno in avanti. Prossimo inspiro, vado di nuovo indietro. Espiro, torno in avanti. Ora mani indietro, posizione del cammello. Mi raccomando, regolo assolutamente la posizione sulla base della flessibilità della mia schiena e continuo a respirare. Lascio le braccia, inspiro, torno piano piano in avanti e vado a riposare la schiena. Lascio andare la testa. Mi concentro sul mio respiro addominale. Ci portiamo adesso a pancia in giù, mani vicine alle spalle. Inspiro, inizio ad aprire piano piano nel cobra. Espiro, scendo. Inspiro, apro nel cobra. Espiro, scendo. Non forzo la posizione, mai. Inspiro, apro. Un respiro in più ed espirando scendo. Adesso prendiamo i nostri piedi dal dorso, faremo la posizione dell'arco. Inspiro, porto su, oscillare avanti e indietro è normale perché stiamo respirando ovviamente. Questo massaggia anche gli organi interni. Adesso lascio andare e vado di nuovo a riposare la schiena. Piano risaliamo, srotolando la schiena, rilassiamo le spalle. Ci portiamo adesso in posizione distesa sulla schiena. Andiamo a fare Setu Bandhasana. Inspirando portiamo su il bacino, se riusciamo intrecciamo le dita delle mani a terra. Usiamo assolutamente la forza delle nostre gambe, non pesando sulla parte superiore della schiena. Lascio andare le mani, espiro, scendo. Avvicino un pochino i piedi e adesso facciamo per chi riesce il ponte intero. Chi non riesce, ripetiamo ovviamente Setu Bandhasana. Continua a respirare e piano piano scendo giù. Ci riposiamo con le ginocchia al petto. Possiamo andare anche leggermente a destra e a sinistra. Braccia a terra, adesso inspiro ed espiro, vado a sinistra con le mie gambe.
Espiro, inspirando torno. Ed espirando adesso andiamo a destra. Se non arrivo a terra con le ginocchia non rimango in sospensione. Mi aiuto ad esempio con le braccia. Inspirando, ritorno. Riprendiamo un attimo le ginocchia al petto e respiriamo. Ora ci portiamo con il nostro mattoncino a terra. Potete usare dei cuscini, una coperta se non avete il mattoncino, perché ci rilasseremo qualche istante aprendo il nostro cuore. Possiamo mettere i piedi in appoggio l'uno contro l'altro e respiro, rilasso il più possibile, espando il mio torace, immagino di espandere anche il mio cuore, inspiro ed espiro. Continua a respirare. Piano, adesso mi porto su un fianco. Rimarrò qui ancora qualche istante, con gli occhi chiusi. Poi, progressivamente mi porto in posizione seduta. In Namaste. Rendo grazie per questo mio cuore. Può amare un po' di più ogni giorno. Grazie a voi e Namaste.